tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark. E adesso vi faccio vedere un attimino come ci siamo organizzati casetta. E, ah sì, tutte le bestie le abbiamo dovute spostare da questo lato perché da quest'altro lato ci stavano attaccando altre bestie brutte. E visto che di qua avevo tutti gli erbivori, niente, li ho momentaneamente ammucchiati tutti da questo lato. Così quantomeno ci sono i carnivori che in caso di necessità possono difendere, tipo i megaloceri che hanno una vita bassissima. Detto questo, vi faccio vedere subito come abbiamo organizzato casetta. Aspetta, ma tu non sei mio, vero? No, tu non sei mio. Ok, perfetto. Sì, però fammi passare. E che cavolo. Ok, allora, questa è la nostra casetta. Come vi avevo detto, avevo un sacco di tinta rossa che ho utilizzato per dipingere. Non si vede, aspetta. Che ho utilizzato per dipingere le nostre staccionate. La staccionata davanti a casa. È un rosso sangue un po' inquietante, in effetti. E qua invece l'ho fatta verde, blu, azzurrina, perché boh, così, perché mi girava. E no, aspetta, aspetta, qua chiudi che dopo ci andiamo dopo, però adesso chiudi. E allora, ah sì, mi sono fatta anche sta parete rossa, ma per sbaglio, lo giuro, per puro sbaglio. Allora, dicevamo, di qua abbiamo il nostro cooking pot, qua ci arriva l'acqua che finisce sul cooking pot, ovviamente, e finisce anche sul fuoco, così, tanto per gradire. Frigoriferi e armadio, li abbiamo piazzati lì, ovviamente non c'è tantissimo spazio, ho fatto una cosa... Jack, ci passi? Ah, ok. Una cosa piccolina, qua abbiamo i nostri due lettini con il baule dipinto di rosso e qua abbiamo un tavolo e per la prima volta nella storia ho fatto una sedia. Ebbene sì, non l'avevo mai fatta e adesso Jack ha una sedia per sedersi, ma tanto non la userà mai. Perché tanto non ce lo farò mai sedere, quindi è puramente estetica, puramente estetica. Allora, invece... Ah, aspetta, 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 mi è finita la porta in faccia, cribbio. Allora, qua fuori invece ci siamo messi... Riesci a passare, Jack? Grazie. Ci siamo messi tutte le cose da lavoro. Il nostro fabbricatore, il nostro banco da lavoro e la nostra fornace. Questa parte della serra invece mi sa che l'avevo fatta vedere, ma abbiamo dovuto aggiungere un baule perché le bestie di là ci cagano come se non ci fosse un domani e perché i nostri scarabei ci producono una quantità incredibile di fertilizzante. Io sono tanto contenta. Oh ciao Pucciolo, tu sempre incastrato qua, vero? E tu invece sempre dietro le piante. Ce n'è uno sempre dietro le piante, ma perché? Aspetta, mi è venuto in mente il nome, voglio dargli i nomi. Aspetta, aspetta, guarda, guarda che carini. Questo lo chiamo Bingo. Aspetta, ce la fai, grazie. Ok, Bingo, vieni qua, l'altro, ah, eccola qua. Vedi, sempre dietro le piante, sempre dietro le piante, non c'è verso. Questo invece lo chiamo Bongo e poi me ne devo procurare un altro perché lo voglio chiamare Bango. Così abbiamo Bingo, Bango, Bongo. Lo so, non ha senso, è una cavolata, però mi diverte la cosa, quindi me ne devo procurare un altro. Va bene, basta cincischiare, andiamo al lavoro, Jack, andiamo al lavoro. Ok, allora oggi vorrei terminare di fare le coppiette in modo da poter iniziare ad avere i cuccioli di tutte le bestie che ci siamo acchiappati in questi giorni. E laggiù vedo un Argentavis maschio livello 72. Mm-hmm, a me piace, a te Gio piace, a Gio piace e quindi è nostro, perfetto. Per catturare l'Argentavis oggi utilizzeremo la tecnica dello spara e fuggi, spara e fuggi, la famosissima tecnica dello spara e fuggi. Così evitiamo di dover... Aspetta, 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 ok. Di doverci mettere a litigare o di dover costruire trappole per bloccare l'Argentavis, perché non ne ho assolutissimamente voglia. Ci sono i lupi. Grazie lupi, perché sia mai che qui rimane tutto tranquillo. No, sempre pieno di lupi. Ah, ma perché? Ma mi segue l'Argentavis? No, non mi segue l'Argentavis. Intanto il mammut si sta facendo fuori i lupi, il che va benissimo. Grazie mammut. Argentavis, se lei non mi segue, la tecnica famosissima dello spara e fuggi non funziona. Io non ci vedo una cippa però da qui, non c'è... Ah, cado. Ok, no, non mi piace questa cosa. Aspetta che scendiamo e gli spariamo di nuovo da lì giù, perché altrimenti ho paura di finirci malissimo. Ah, mi hai finito di ammazzare i lupi, grazie, perfetto. Signore, da qua la becco sicuro, senza caderci di sotto. Sì, l'ho beccato, perfetto. Vieni giù, che la tecnica dello spara e fuggi è la mia preferita, mi piace tanto tanto. Andiamo avanti così. Eccolo, eccolo, preso di nuovo, preso di nuovo. Dov'è? Cavolo, quanto è lontana! Quanto è lontana giù, non mi ero accorta, non mi ero accorta, cacchierola. Aspetta, 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 salta Jack, salta Jack, salta Jack. E quello ci becca, poi inizia a litigare con Joe, non ne ho voglia. Ok, noi stiamo andati avanti per un sacco di tempo con la tecnica spara e fuggi. Aspetta, riesco a beccarlo da qui? Riesco? Sì, lo prendo, perfetto. Mi sta venendo... No, no, sta fuggendo, perfetto, alleluia. No, perché la tecnica dello spara e fuggi è carina, è utile, ma è anche una palla incredibile, è un'enorme palla. Sì, però se evita di andarmi in cima al cucuzzolo della montagna mi fa un favore, signore, scusi, può scendere? La prego.
Dai, dai, guarda che scende, guarda che scende. Perfetto. Oh, e ci cade proprio a fianco a Joe. Proprio a fianco a Joe, ma dai, che carina. Ok, perfetto, ci è caduto proprio a fianco. È fantastico, non è mai successo nella storia che un Argentavis cadesse così a fianco a noi. Ok, vediamo di procurarci un po' di Primate per il nostro Argentavis. E eccolo qua, eccola qua la Primate. Adesso c'hai fame, Jack, ovviamente, perché sia mai. Ok, perfetto, la Primate è pronta, la pappa è pronta, Argentavis. Guarda che arriva, aspetta che te la prendo con Joe, che mi raccoglie molta più Primate di quanto possa fare l'accetta. Ok, perfetto, così ci addomestichiamo anche il maschione, yuhu! E ovviamente nevica, perché sia mai che noi abbiamo un addomesticamento qua sopra senza la nevicata consueta di Ark. Quanto ci metterà la bestia? No, vabbè, dai, forse va abbastanza veloce con la Primate, riusciamo a giocarcela abbastanza in fretta. E laggiù i lampi, sono lampi? Ma perché Ark mi sta sbarellando in sto periodo? Cioè, Ark, perché hai problemi? Vabbè, sempre problemi, perché me lo chiedo, Ok, nel frattempo mi sa che ci prendiamo anche un po' di materiali, perché devo costruire un po' di protezioni per i cuccioli che verranno, e anche per le bestie tipo i megaloceri, perché sì. Tizio, ce la facciamo. Ma mai la testa sotto la sabbia? Cioè sotto la terra? Cioè tipo struzzo davvero? No vabbè. Ti chiamerò Bibip, sappilo, ti chiamerò Bibip. Mi dispiace, sei condannato. Aspetta che voglio vedere. Sì, c'ha la testa proprio, guarda che va sotto la terra. Ebbene sì, abbiamo l'Argentavis versione struzzo. Che bello, lo chiameremo Bibip. Non c'ho altra scelta, cioè sono un pochino obbligata a questa cosa. Oh, Bibip si è domesticato. Noi eravamo in giro a raccogliere materiali e nel frattempo il tizio si è domesticato. Ciao, cucciolo. Ma no, aspetta, noto adesso una cosa. Ma sono uguali? Cioè, ho due Argentavis uguali. Sono identici. No, hanno la cresta diversa. È vero, Joe è un pochino più rosso scuro bordeaux, l'altro più rosso acceso. No, è inutile che dici no, Joe, è così, basta, smettila. Joe, ti ordino di smetterla. Siete identici, identici. Cioè, praticamente c'ho gli Argentavis gemellini. Ciao. Oddio, non sei tanto contento di essere stato addomesticato, vero? Ma dai, guarda Joe, è tanto bellina, è tanto cucciola. Non ti piace? No, forse non è convinto. Non mi sembra tanto convinto il nostro maschio di Argentavis. Vabbè. E ovviamente bestie brutte. Ma no, ma perché ora da questo lato? Ho spostato tutti da una parte e ora arrivano da questo lato. Ma dai. No, ma perché... Tizio, dove sei? Aspetta. Bibip, stai un attimo fermo, è buono che dobbiamo fare piazza pulita di Carno, di Yutirannus. Ma dai. Ma sempre stanno comparendo, ragazzi, ci avete ragione. Me l'avete scritto nei commenti, guarda come urla. Ah, c'è andato giù lo Yutirannus, però il Carno no. Carno seguitemi. Ragazzi, me l'avete un po' tirata però nei commenti, me l'avete scritto tutti. Guarda che spawnano Yutirannus, guarda che spawnano Carno. Oddio, quanti erano? Ma quanti cacchio erano? Un'infinità! No, ora sono curiosa. Aspetta, devo vedere quanti erano. Mi sembravano tre, ma ne sono caduti molti di più, molti. Aspetta, fammi vedere. Quanti sei? Uno, due, tre, quattro, cinque! In cinque! E la Peppa, esagerati, mamma mia! Lì c'è un orso. Ciao, orso. Anche l'orso lo voglio. Cacchio, che bellini. Due! Ce n'è due. Aspetta, fammi vedere il livello. Ah! Là c'è il Carno Alfa che abbiamo fatto cadere l'altro giorno. Vabbè, quello lasciamolo tranquillo. No, eh sì, pure la tigre ci si mette, dai. Ma non mi ammazzate gli orsi, li volevo. 74 piace. Ci ha ammazzato due Carno. Cioè li ha ammazzati in 0 secondi, ci ha messo un attimo. Non ho visto il livello del Carno, però cacchiarola. In un attimo, così, lei invece? No, livello 13, no, preferisco l'altro livello molto più alto. Mi interessa di più il 74, decisamente sì. Altri Carno che litigano sempre con gli orsi. Ma ci vanno giù che è una meraviglia. Cioè no vabbè, le prossime bestie che ci addomestichiamo sono gli orsi, ragazzi, lo sapete, vero? Cioè io li voglio assolutamente, sono tanto belli. E intanto ne approfitto e mi mangio un pochino di carnina. Scusate, aspetta, senza beccare gli orsi non voglio farli incacchiare. Cavolo, però quanto è ferito questo? Questo mi sa che è livello 13, è ferito tantissimo. Tizio, tu eri morto se non c'era il livello 74 a cui a fianco, eh. L'altro è immacolato invece, pulitissimo, immacolato, perfettissimo. Purissimo. Niente, fantastico. Aspetta. Qui cosa abbiamo? La tana. C'è la tana. No, vabbè, io le adoro queste cose. No, incredibile. Mi piace tantissimo il fatto che gli orsi hanno la tana. Non so perché, è una cosa che mi piace tantissimo che hanno fatto in Ark. Si arrabbiano? No.
se gli entro nella tana si arrabbiano, non penso. Voglio, sono curiosa, voglio andare a vedere come è strutturata la loro... Ah, salve, scusi, scusi, non sapevo che la zona era occupata. Aspetti, mi faccia vedere il livello 50. E beh, preferisco il 74, però aspetta, mi viene incontro, aspetta, mi viene incontro, forse non vuole ospiti. Lei non vuole ospiti, no? Aspetta, no, però non mi stava attaccando. Salve, mi attacca? No, non mi attacca. No, aspetta, però mi guarda e mi inquieta. Aspetta. No, ok, dai, non ce l'ha con me. Ma io mi ricordavo che se la prendevano tantissimo. Vabbè, forse mi devo avvicinare molto per farli innervosire. Guarda quanto metallo. Ok, no, vediamo di non avvicinarci tanto, perché Joe non può neanche entrare qua dentro. Quindi se mi attaccano mi sfiammano alla velocità della luce. Noi siamo tornati vicino alla nostra base e ovviamente Carno, altri Carno, sia mai che non compaiono Carno. E dove ci sono Carno c'è uno Yutirannus. E laggiù infatti c'è il nostro Yutirannus livello tizio. No, tizia, una femmina 50. Abbiamo trovato Yuya. Guarda, intanto il mammut si è fatto fuori Carno, aspetta, ce n'è ancora uno. Togliamoci di mezzo questo e poi forse abbiamo trovato Yuya. Carno, mi lascia stare il povero mammut innocente e indifeso, grazie. Grazie, anche perché poi mi servirà per la prime, quindi me lo lasci per cortesia. Allora, dove sei, Yuya? Eccola qui, perfetto, sta inseguendo anche Megalocheri e cominciamo con la caccia. E guarda come si incacchia, mamma mia, no, mi sa che la finiamo a fare le corse infinite, incredibili, lunghissime. Come è stato per Yuya? Io già prevedo tanti frastimi. Però aspetta, finché mi insegue Megalocheri... No, aspetta, non inseguire questo che mi viene incontro, ma porca miseria! Sì, anche tu, Megalocheri, ti potevi fare i cacchi tuoi e andartene da un'altra parte? No, è proprio incontro a me dovevi venire. Fammi... Ok, dai, continua a star dietro a quello... No, ce l'ha già finito, cacchiarola, l'ha già ucciso, aspetta... No, urla, no, mi ha preso, cacchiarola, ci ha preso. Joe si è cagata letteralmente dalla paura. E adesso siamo fuori controllo, cacchio. È totalmente fuori controllo. Non vedo una mazza, ma non posso controllare Joe. Quanto dura sta cosa? No, vabbè, ma dura tantissimo. No, Joe, dove... Ok, aspetta. Ok, sì, in alto sta finendo. Vedo la barretta in alto, cioè il conto alla rovescia. Ok, abbiamo ripreso il controllo di Joe. E la Yuya se l'è presa con altre bestie. Perfetto, finché rimane distratta con altre bestie non ci finisce di sotto. Aspetta, no, è bravo Megalocero, non buttarti di sotto, ottimo. Ok, no, avevo paura che si buttasse di sotto il Megalocero e che Yuya lo inseguisse come un emerito deficiente. Perfetto, tante bestie mi piace, perché così rimane distratta la nostra Yuya. Sì, però ragazzi, una mucchiata, non ci capisco una mazza. Aspetta, fammi avvicinare. Ragazzi, resistete per me, durate il più possibile, così riesco a sparare un po' di colpi alla bestia antipatica qua. Ok, dai, perfetto, così ci va bene. Finché reggono ci va tanto bene. Ottimo, benissimo. Ok, il mammut ci è andato giù, ma se l'è presa con un altro rinoceronte, quindi riusciamo a beccarlo ancora. No, rinoceronte, non fugga. Rinoceronte, contrattacchi, la prego, sennò mi scappa la tizia qua. No, rinoceronte, no, dove mi va? No, ora attacca me. No, no, insegue ancora il rino, perfetto. No, ora attacca decisamente me, cacchiarola, c'è andato giù, metti via il fucile, Jack, che non serve una cipa, corri. No, ora mi prende, lo sapevo, cacchiarola, lo sapevo, ci ha preso di nuovo con l'urlo. Quando vuoi, ok, perfetto, finito l'effetto. E dov'è la Yuya? No, ma vuoi vedere che è finita di sotto? No, vabbè, quando ho perso il controllo di Joe a causa dell'urlo, siamo dovuti... Cioè, Joe è andata verso il precipizio e vedrai che Yuya l'ha seguito, sicuro. Eh sì, sicuro, qua non c'è. E infatti mi sa che è qua giù. Sì, eccola lì, perfetto. Ok, spostiamo il campo di battaglia. Va bene, non importa. Un po' importa, ma non importa. E vabbè, Lilla, però se vai là in fondo mai che ti piglio. Cioè, lontanissima. E vabbè, non la prenderò mai. Sì, l'ho presa! No, vabbè, contro... Cioè, dopo tre quarti d'ora però è arrivata. Dov'è? Ah, ok. Dai, sì, prenditela con il rinoceronte. L'ho presa di nuovo. No, non l'ho presa a sto giro, no, mi è andata male. Peccato. No, non ce la faccio, secondo me non ce la faccio. No, dannazione, non ce la faccio.
E ovviamente notte, grazie Ark, grazie, però i lampi forse mi permettono di vedere quella lusca figura. Ce la faccio, però non la riesco a prendere. Vabbè, mai più, mai più. Vabbè, visto che tanto è notte, noi siamo tornati un attimo alla base, che mi devo rifornire assolutamente di dardi narcotizzanti. Sì, vai, vai, meglio abbondare, Jack, meglio abbondare. E devo anche pensare di ricraftarmeli prima o poi, perché si stanno riducendo la velocità della luce. Riesco a scendere, Jack? Grazie, perfetto. Mamma mia, il casino, quanta gente. E si sono tutti spostati, peraltro, sì, sono tutti in una posizione dove io non li ho piazzati, quindi sicuramente nel frattempo ci ha attaccato anche qualcuno. Sì, decisamente dobbiamo costruire al più presto dei ripari, quantomeno per le bestie più deboli, tipo i megaloceri. Ok, allora la nostra Yuya è qua sotto che sta litigando con gli animali del luogo, serpenti e quell'altra, il para, non mi ricordo come si chiama. E però io faccio, che casino, però l'ho presa, non so se ho preso lei o qualche altra bestia perché è un macello. È un macello, ok, l'ho presa, non mi sembra di averla presa, porca miseria però. Signore, vi spostate, le faccio fuori, no, Yuya, no, rischio di ammazzare Yuya così però. Va bene, proviamo a tornare coi dardi. Sì, l'ho presa sul culo. Ok, perfetto, l'ho presa sul culo. Va benissimo. Ok, dai. No, tizio. No, cosa fa? Scappa. Perché scappa? Ah, scappa perché l'ho narcotizzata troppo. Scappa perché l'ho narcotizzata. Sì, vabbè, ho puntato al nulla praticamente. Era logico che non l'avrei mai presa. Guarda come fugge. Poverina, è terrorizzata. Fugge tantissimo. Sì, però non la prendo più. No, Jojo, vieni che dobbiamo andare a fare il giochino della corsa. Dobbiamo correrle dietro adesso. Però è tutto buio, non ci vedo una cippa io. Come cribbio la seguo. No, dai, torna qua, brava, torna qua. No, troppo casino, no, dai, ragazzi, state fermi. No, per favore. Ma non si può bloccare da qualche parte? No, no, ovviamente no. Joe, mi puoi seguire per cortesia? Venga. Mi segua che noi continuiamo la corsa. Dai, che così Jack fa un po' di movimento che male non gli fa. Ha messo un po' su di pancetta, Jack, a furia di mangiare bistecche. Guarda, manco detto sempre a mangiare. Ok, sta litigando qua dietro. Forse qua è bloccata. Riusciamo. Sì, è un po' bloccata, però. Oddio, Chi ho beccato? Ahi, hanno beccato me. Mi sa che hanno beccato me, sì. E infatti Joe si è arrabbiata tantissimo. Però Yuya è ferma. Yuya è bloccatissima, ok. Sì, ma me la stanno anche facendo fuori. Joe, li puoi uccidere? Grazie. No, poverina. È tutta. No, ho beccato Joe. Oh, ho beccato Joe. Scusa, Joe, non volevo. Ti prego, non addormentarti. Yuya, tu rimani ferma così, grazie. Oddio, sta sanguinando tanto. No, Yuya. Ma porca puzzola, era bloccata. Ma perché ora fugge? Dov'è? Qua, ok. No, verso la palude, no, tesoro. No, pucciola, indietro. Grazie, perfetto, brava. È già obbediente, mi piace. È già più obbediente dell'altro. Ottimo. Ok, continuiamo le corse. Anche questa si è incacchiata tantissimo. Noia, cosa? C'era un serpente, aiuto. Me l'ha ucciso Joe. Ah, ok, me l'ha ucciso Joe. Perfetta, brava Joe, perfetto. No, c'è un dilo. No, c'è un dilo. No, non rompere. Là, un altro dilo. Ma che pizza. No, altro. Al dilo non rompere le palle. Dilo non rompere le palle. Ti fucile in faccia. Smettila. No, e dove va? Ma. Corre velocissima. Ok. Stai buona. Resta in zona. Non girare così. Spunta la testa. Ti odio tanto. Fermo, aspetta. L'ha preso sulla caviglia. Questa gli ha fatto tanto male. Dai, ti prego. Yuya, gira in tondo. Gira. È un po' impazzita. Oddio, dove. No. Ok. Mamma al macello, mamma al casino. All'ultimo ha sclerato tanto. Ha iniziato a girare su se stessa praticamente. Però non importa, almeno l'abbiamo stesa. Ok, ho colpito qualcuno per sbaglio. No, ok, non sembra. Non mi attacca nessuno, perfetto. Oh, ah, non c'è niente, mi serve qualcosa da dare alla bestia. Ok, ecco la cosa da dare alla bestia. Perfetto. Era già poverino, un po' mezzo morto quel mammut. E ne ho un po' approfittato, dico la verità. Mi sento una persona orribile. Dai. C'è anche un lupo lì. Sì, quello forse è un lupo. Aspetta che mi piglio pure lui. Dov'è? Ma c'era un cadavere di un lupo qua. No, ma dai, ma l'ho preso o non l'ho preso? No, mi sa che non l'ho preso, è sparito. Lilla, tu sei messa malissimo, poverina. Sei messa tanto male, stai sanguinando tanto. No, Joe, stai buono. Joe, ti prego, è già stato traumatico. Sì, c'ha tutto Joe, cacchiarola. Aspetta. Joe, torna qua. Joe, santa pazienza, ti fucilo. Smettila. Grazie, ok. Perfetto, stai ferma e buona qui. Ehi,
quanta carne, quanta primate. Mamma mia, ha preso un sacco di roba. Non me ne ero accorto. Forse l'ho chiappato il lupo. Cioè, l'ho mangiato il cadavere del lupo, Joe. Sì, sì, mi sa che se l'è pappato. Ecco perché non lo trovavo più. Ok, dai, tizia, prenditi tutto, la vita. No, vabbè, lei la vita non è poi così bassa. Pensavo peggio. Per come sei insanguinata, temevo tanto, tanto peggio. Speriamo solo che non ci attacchi niente. Ok, sì, dai, ha iniziato. Mi fai comparire la barretta della domesticamente. Ark, mi fai comparire la barretta della Cioè, ce la facciamo. Ok, all'8%. Ok, va bene, va bene. Ma dai, siamo proprio vicino all'isolotto dei pinguini. Ma che carino, la nostra Yuya è proprio là dietro. Ma guarda quanti! Ma si è popolata tantissimo dall'ultima volta. Cioè, la prima volta che ci siamo arrivati praticamente non c'era un'anima viva. C'erano due pinguini messi in croce. Guarda quanti ora! Ciao piccolo, sono minuscoli! Io ho paura un po' da domesticarmeli questi. Ho paura che appena gli sparo muoiono. Non li voglio uccidere, li voglio domesticare tutti quanti. Voglio un esercito. Ma vabbè, guarda quanti! È un'invasione, ragazzi, sono tantissimi. Non c'era anima viva. Ce n'erano quattro forse. Quattro messi in croce e ora guarda. Guarda come si sono riprodotti alla velocità della... Ma questa è una cacca, ma è tua? No, perché è grande per essere una cacca di quel piccolino laggiù. E guarda, no vabbè. Ah, là sotto ce n'è pochi. Però qua in zona invece, guarda là sopra. No vabbè, li amo. Li voglio, voglio addomesticarmi tutti i pinguini che sono qua sopra. Li voglio tutti, poi li terrò qua sopra. Però li voglio tutti, tutti, assolutissimamente l'esercito di pinguini. E sono in acqua! Sono anche in acqua, guardali, sono qua sotto. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Jack, ci dobbiamo fare il bagno coi pinguini. Jack, abbi pazienza, tuffati, veloce, veloce, veloce. Perché io voglio fare il bagno coi pinguini. Che tenerezza, che tenerezza. Pluffite! Dove sono? Dove sono? Eccolo, lì ce n'è uno. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. No, vabbè, che tenerezza, guarda che carino come nuota. Non sapevo che andassero anche in acqua. Cioè, nella vita reale sì, ovviamente. Però su Ark non pensavo che si buttassero in acqua per pescare. Infatti non c'è manco un piranha, non c'è niente. Hanno mangiato tutto, tutto. Ah, quella è la nostra cascata che va verso casa, giusto, giusto. Va bene, dai, basta cincischiare, basta bighellonare e fare cacchiate. Jack, riusciamo a salire? Jack, non dirmi che ora non riesci a salire. Jack, ti prendo a calci nel sedere finché non sali. Jack. No, Jack, dai, ti prego. È tutto stato traumatico. Ah, ok. Oh, meno male, meno male. Avevo paura di non riuscire a salire come una babbea. Lilla, come siamo? Ok, dai, dai, manca poco, perfetto, perfetto, fammi vedere. Ah, la primate sta scadendo, no, proprio ora che siamo alla fine dell'addomesticamento. Eccola qua, altra primate, non so chi ti ha ucciso, ma non mi importa, va bene lo stesso, va benissimo lo stesso. Aspetta che ti do l'ultimo boccone di primer, sì, vabbè, di primate, tizia, di primer. Ti do l'ultimo boccone di primate. Ah no, no, quindi abbiamo raccolto primate per nulla. Vabbè, non importa, aspetta che ti do subito il nome, Yuya. Yuya, scrivi, ok, perfetto. No, no, perché ogni tanto non scrive, ogni tanto non mi accetta l'addomesticamento, Ark. Dove sei? Dove vedo? Vedo piume, vedo piume, vedo piume, vedo tanto niente. Ah, vedo Yutinannus, ok, perfetto. Ciao, cucciola, ti sei ripresa? No, perché eri messa tanto, tanto male. Ho sentito passi? No, no, ok. Ciao tizia, sì, no, no, finalmente ha recuperato decisamente, è messa molto meglio di prima. Allora, perfetto, la mettiamo subito nella nostra sfera poké e ce ne andiamo a casetta a Sfera poké funziona? Ok, perfetto. La mettiamo nella nostra sfera poké e ce ne andiamo a casetta, così finalmente ci costruiamo un pochino di ripari ah, giusto, ho dimenticato di prendermi i narcotici, ok. Costruiamo i ripari per le bestie più deboli e soprattutto costruiamo i ripari per i cuccioli che verranno nel prossimo episodio. Ma quanto ci divertiamo io e Jack a correre dietro gli Yutirannus. Mamma mia, sembra uno scioglilingua, gli Yutirannus. Oddio, non sto riuscendo a parlare, sono stancherrima, stancherrima. Ragazzi, sto lavorando come se non ci fosse un domani. Sto lavorando non il triplo, non il quadruplo, il quintuplo di quando non lavoravo prima, quando lavoravo in ufficio, ora lavorando da casa. Praticamente è uno stop continuo. Vabbè, vabbè, basta, scusate, la smetto di annoiarvi con le mie bla bla bla, le mie blablericcio. No, no, non riesco a parlare, non riesco a parlare. Va bene, ragazzoli, allora, questo era un episodio un attimino di intermezzo, proprio perché dovevamo finire di addomesticarci un po' di creature per poter avere tutte le copiette, tutte le copiette, fare la nostra Arca di Noè in versione montagna, versione montanara, versione montanesca, non lo so, non mi viene il termine, ma non importa. Finalmente siamo riusciti a prenderci anche il maschione di Argentavis e la femminuccia per il nostro Yuyu, quindi la nostra Yuya,
La fantasia, vero ragazzi? La fantasia nel dare nomi io. Come sempre vi lascio mandandovi un enorme bacione, un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao a tutti!